Per questa ricetta abbiamo sbucciato delle banane, le abbiamo ridotte in purea con una forchetta, abbiamo unito lo zucchero, dopo vi dirò esattamente gli ingredienti, le quantità, l'olio di semi di girasole, poi abbiamo mescolato bene con una forchetta. E poi anche con un frullatore a immersione. A questo punto abbiamo aggiunto farina setacciata e poi cannella, abbiamo mescolato ancora, abbiamo aggiunto delle noci che abbiamo spezzettato con le mani in modo abbastanza grossolano. Poi abbiamo setacciato anche il lievito per evitare la formazione di grumi, come abbiamo fatto per la farina. Abbiamo mescolato ancora. Molto semplice questa ricetta, come vedete. Si prepara in pochissimi minuti. Le banane meglio se sono molto mature. Noi di solito, se ci ritroviamo delle banane in frigo molto mature, decidiamo appunto nel weekend magari di fare un banana bread. A questo punto abbiamo messo un po' di olio sul fondo di questa teglia in vetro, un po' di farina, abbiamo versato il nostro impasto. Abbiamo livellato un po', come vedete, e abbiamo infornato a 180 gradi per circa 35 minuti. Gli ingredienti, allora, sono 225 g di farina, una bustina di lievito per dolci, 100 g di zucchero di canna, un cucchiaino di cannella, 3 grandi banane mature, 75 ml di olio di semi di girasole e 50 g di noci. Questo è il risultato. Noi, quando è trascorso il tempo dei 35 minuti, spegniamo il forno, poi lasciamo altri 10 minuti il nostro banana bread lì dentro, poi apriamo il forno e lasciamo altri 10-15 minuti. Poi lo tiriamo fuori, lo lasciamo raffreddare un altro po' prima di tagliare una fetta. Ecco, guardate che bellezza, oltre che essere buono è bello questo banana bread. Un successo per i vostri ospiti o da portare a casa di amici. È buono, è sano, è veramente un dolce squisito. Alla prossima video ricetta!